Buonasera e ben ritrovati ad una nuova puntata di Come Se Fosse Facile, l'approfondimento televisivo di Rimini Social. E, sabato sarà il 27 gennaio la giornata della memoria in cui si celebra la, la liberazione, il momento in cui ehm, le truppe russe arrivarono al campo di Auschwitz e scoprirono, alcuni sapevano già, ma diciamo quella è stata presa come giornata in cui eh, il mondo ha scoperto l'esistenza dei dei campi di concentramento eh, quel giorno è stato preso appunto come, come emblema per, eh, per continuare a ricordare l'evento il momento del, della Shoah una memoria di cui c'è ancora bisogno perché eh, proprio in queste settimane eh, l'evento di cronaca del, dell'autofficina in cui era stata eh, mostrata la scritta Arbeit macht frei il lavoro, il lavoro rende liberi ci dimostra appunto che c'è ancora bisogno di ricordare quello che che è successo. L'autore di, di questa scritta, l'uomo che, che ha messo il cartello, si è giustificato dicendo di aver fatto solo la terza media e che quindi non era tenuto a sapere il, il valore, il significato di quelle parole. Viene però da rispondere che è sufficiente fare la quinta elementare per sapere eh, a che cosa sono associate quelle parole. Poi però mh, ci viene eh, una risposta, un dubbio, ma noi cosa sappiamo esattamente della liberazione, cosa sappiamo dei campi di concentramento? Sappiamo quello che eh, negli anni abbiamo visto, le immagini, i filmati, che però spesso non corrispondono esattamente a quello che è successo. Ecco, oggi vorremmo fare un po' di di chiarezza e lo vorremmo fare con eh, insomma con, con delle persone, con degli esperti che ci possano raccontare esattamente il significato di quelle immagini, il valore di quelle, di quelle immagini che abbiamo visto per tanti anni. Allora comincio subito a presentare i nostri ospiti, abbiamo qui con noi Laura Fontana, responsabile attività ed educazione alla memoria del comune di Rimini, buonasera. buonasera, Valentina Lidoni, studentessa del quinto anno del liceo Einstein, buonasera. buonasera e Francesca Panozzo, vicepresidente dell'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea della provincia di Rimini, esatto. buonasera. buonasera, e la professoressa Ilaria Prosperi, docente di lettere dell'Istituto Y Alberti. Buonasera. buonasera. Allora, quattro persone che ci racconteranno ehm, alcune immagini. E Io lascio subito la parola a Laura che ci spiega un po' come si svolgerà la puntata di questa sera. Laura. Sì Stefano, noi volevamo così interrogarci e provare a fare un discorso su alcune immagini che sono molto note perché sono soprattutto le immagini più ripetute, più diffuse, riferite ai campi di concentramento della Shoah, quelle che appaiono nelle trasmissioni televisive, quelle che sono sui libri di storia ma che pochissime persone conoscono come documenti storici, non perché le persone siano ignoranti o non abbiano le informazioni, ma perché molto spesso quelle immagini sono o divenute un simbolo, quindi un simbolo generico del male e quindi non sono più collegate a quel contesto storico, oppure perché ahimè sono presentate senza didascalia e quindi non è possibile diciamo comprenderne. Esattamente il loro significato, cioè perché quell'immagine è stata scattata, perché quella fotografia esiste. Diciamo perché che perdono abbiamo... un po' il valore di documento storico e diventano un po' un simbolo. Esatto, esatto, e anche nel lavoro che noi facciamo con gli studenti, usiamo molti documenti per insegnare loro che un'immagine è soprattutto un documento prima che abbia dei significati emotivi, simbolici. E allora ci siamo così mh, proposte insieme di raccontarlo attraverso alcune immagini. Io ne ho scelte. Tre e velocemente adesso le presento, la prima immagine che vorrei mostrare è quella di due bambini, due bambini eh, che hanno visibilmente affissa al petto la stella di David, quindi sono dichiaratamente due bambini ebrei, due bambini molto piccoli. Sono due bambini che sono fotografati in un ghetto, nel ghetto di Kovno, Kaunas, in Lituania, pochissimi giorni prima che mh, gli ultimi bambini nel ghetto siano assassinati e che quindi anche la popolazione ebrea imprigionata venga uccisa. Perché ho scelto questa fotografia? Perché questa fotografia viene eh, quasi sempre presentata come eh, il simbolo dell'umiliazione dei bambini che hanno la stella di David. Ed è vero, questo è sicuramente vero: sono due bambini ebrei che sono costretti a mostrare appunto, eh, la loro così, marchiatura. Però eh, nessuno dice perché esiste questa fotografia. Se noi riguardiamo meglio questa fotografia, non ci può sfuggire il fatto che sono due bambini seduti su un tavolo quindi si trovano all'interno di un'abitazione nel ghetto. Sono due fratellini, peraltro, che so sono abbracciati l'uno all'altro: uno ha all poco meno di due anni, uno ne ha quattro. È una foto fotografia che viene scattata dalla famiglia. Esattamente come ognuno di noi ha le fotografie familiari, quindi i genitori non sanno ancora di quello che su sarebbe successo di lì a poco, i bambini sono in buona salute perché appartenevano a una famiglia eh, i cui genitori lavoravano nel ghetto, quindi il significato di questa fotografia non è la conseguenza che noi oggi... Giustamente attribuiamo la foto, no, l'umiliazione, ma è al contrario, una fotografia come gesto affettivo, come se vogliamo anche atto di resistenza, perché scattare una fotografia in un ghetto era chiaramente un gesto molto pericoloso. Diciamo che se non ci fosse la stella sarebbe una normalissima foto esatto, di, di famiglia. Esatto, sarebbe una normalissima foto, però è importante non confondere i due piani, cioè come nasce quella foto e il valore documentario di quella foto. E il significato che oggi, a distanza di tanti anni, noi diamo alla foto perché conosciamo il valore anche umiliante della stella. Poi ne ho scelto un'altra, la seconda che vorrei mostrare perché credo sia di, <ride> purtroppo di attualità anche nella nostra città, che è la scritta Arbeit macht frei, eh, la scritta che campeggiava su, sui cancelli dei campi di concentramento, non solo ad Auschwitz ma in tutti i campi di concentramento, salvo qualche eccezione che aveva un altro tipo di scritta, questa fotografia, secondo l'immaginario collettivo, cioè secondo moltissime persone, se noi chiediamo, mi dai tre immagini della Shoah? La Shoah è stata l'assassinio degli ebrei, che non è avvenuto nei campi di concentramento. Beh, questa è una fotografia che giovani e adulti quasi sempre tirano fuori, cioè la scritta Arbeit macht frei. Ma la scritta su un, can su un cancello d'ingresso di un campo di concentramento non è legata, se non in misura marginale, alla Shoah, perché gli ebrei sono stati sempre una minoranza nei campi di concentramento e perché ad Auschwitz, che era una serie di 40 campi, questo era uno degli ingressi dei 40 campi. Quindi la maggioranza degli ebrei che arrivarono ad Auschwitz e che vennero assassinati appena scesero dal treno nel giro di poche ore, non passarono mai sotto questa scritta. Quindi l'associazione tra la scritta e la Shoah è molto problematica. Nello stesso tempo è una scritta che richiama... Invece, a tutta la sofferenza, a tutto l'annientamento attraverso il lavoro che i deportati hanno subito, deportati non ebrei, ebrei di varie categorie hanno subito nei campi di concentramento. Quindi, non è per nulla una scritta innocua, non è una scritta innocente. Ecco, scusa, sì. mh, ti interrompo un secondo, proprio per legarmi anche al fatto di cronaca. Sì. Qual era quindi il significato di questa scritta e perché poi è stata associata alla Shoah? Allora, innanzitutto, questo era un motto, uno slogan che non viene inventato dal nazismo, esiste già dagli anni venti, è in uso nella cultura tedesca come tanti altri slogan, anche perché bisognerebbe richiamare che lo scopo del lavoro nella cultura prussiana e poi in maniera ancora più radicale sotto il nazismo ha un significato molto particolare. Il lavoro come sacrificio, il lavoro come servizio patriottico, quindi non il lavoro come intendiamo oggi, io mi realizzo attraverso il lavoro. Quindi inizialmente quando Himmler, che è il capo dei campi di concentramento, decide di far, eh, mettere questa scritta in tutti i campi, eh, come dire, lui ci crede veramente al, al, al discorso della rieducazione dei primi prigionieri politici che entrano nei campi attraverso il duro lavoro. Ma noi conosciamo la storia dei campi di concentramento, nel giro di pochissimo tempo diventano delle macchine di morte, non perché ci siano le camere a gas, come dice qualcuno confondendo. Ma perché entrare in un campo di concentramento voleva dire per la maggior parte di loro morire nel giro di pochi mesi o di lavoro per le condizioni di lavoro disumane che venivano imposte oppure per la denutrizione, le torture, eccetera. Quindi, comunque, la scritta, anche se nasce in un contesto, se vogliamo, di filosofia del lavoro particolare della cultura prussiana e poi diciamo deviata dal nazismo, diventa subito una presa in giro. Di sì, fatto, per il destino. un destino. fatto, un valore sì, beffardo. Beffardo, assolutamente, assolutamente. E la terza fotografia che ho scelto è una fotografia molto inerente a quello che tu, Stefano hai detto nell'introduzione, cioè alla liberazione dei campi. È una fotografia che è, scattata, è stata scattata dai britannici che liberano il campo di Bergen-Belsen nella primavera del 1945, è molto cruda. Mostra questo soldato britannico che manovra una ruspa e praticamente trasporta, sposta questa montagna di migliaia di cadaveri, li butta in una fossa comune. Bisogna sapere che eh, Bergen-Bels, quando arrivano i britannici, c'è un'epidemia di tifo tremenda, e quindi il fatto di eh, dover gettare con queste modalità così. Eh, poco caritatevoli diciamo, i, i cadaveri dei, dei prigionieri morti nelle fosse comuni era un atto assolutamente eh, obbligatorio. Tant'è che Bergen-Bessen è l'unico campo di concentramento liberato che viene bruciato dagli alleati proprio perché devono fermare, eh, devono fermare assolutamente l'epidemia. Perché l'ho scelta? Perché anche questa è una fotografia che viene collegata alla Shoah ma in realtà chi conosce la Shoah sa che gli ebrei, la maggior parte degli ebrei vengono assassinati non solo nelle camere a gas, ma anche con altri metodi, ma il nazismo vuole una distruzione totale dell'ebraismo che passa attraverso la disintegrazione del corpo, cioè i, le montagne di cadaveri dei campi di concentramento non sono esattamente un prodotto della Shoah, se non un prodotto tardivo per il fatto che negli ultimi mesi ci furono delle evacuazioni di prigionieri e allora ebrei e non ebrei furono mescolati nei campi. Però insomma sono tre immagini molto conosciute che meriterebbero ecco, di essere meglio comprese. Anche meglio contestualizzate. Meglio quindi. contestualizzate, esatto. Valentina, ehm, tu sei studentessa del quinto anno, ma sei qui anche perché ehm, partecipi al, al, ai seminari di, di educazione alla memoria. E um, quali sono le foto che, che hai scelto? o Perché le hai scelte? Sì, grazie. Allora, io ho scelto di portare delle immagini perché in ogni caso io credo che la conoscenza e le informazioni che hanno i giovani riguardo alla memoria, alla Shoah o ai campi di concentramento dipenda in maggior parte dalle foto, dalle immagini che vedono e che li colpiscono perché in ogni caso, grazie ai mezzi che abbiamo, a internet. E a tutte le risorse immediate a cui possiamo attingere per trovare delle fonti e delle immagini, molte volte viene, ricopre magari un ruolo marginale, quello che si può leggere sui libri o quello che impariamo a scuola. Per questo motivo, io ho preso un po', diciamo, le immagini che secondo me sono più conosciute diciamo, dai ragazzi. Ad esempio, la prima, nella prima immagine, ho deciso di prendere, poiché io è da quando sono piccola che vedo questa immagine, e molte volte però queste immagini non vengono contestualizzate nel modo adeguato. Perché, ad esempio, una cosa che colpisce, e questa immagine secondo me è proprio trasmessa anche tra i giovani perché colpisce, è che in ogni caso eh, si vede lo stupore, cioè diciamo la paura, nella faccia di questo bambino, e anche nella madre forse, immagino che guarda questo suo bambino impaurito in ogni caso. E si pensa un po' che questo sia un atto in cui i tedeschi rastrellano gli ebrei per portarli nei campi di concentramento e sterminio. In realtà queste persone sono state uccise poco dopo, perché questa immagine è stata scattata nel ghetto di Varsavia e tutti gli uomini, bambini o donne che erano lì sono poi state uccise. Per questo motivo, la paura di questo bambino è dovuta anche in un certo senso alla morte imminente, un qualcosa che non si aspettava. E per questo motivo, io penso che molte volte si dia a questa immagine solamente un valore, un valore emotivo che ci può trasmettere, perché anche se fatta vedere un bambino, si vede la paura e le prime cose che passano ai bambini sono le emozioni e non magari il valore simbolico. Per questo, ritengo che sia molto importante contestualizzare, come ha detto Laura, le immagini e dargli il giusto significato. Anche nella seconda immagine, che, è stata, che ho scelto, che è stata scattata durante la Liberazione, Molte persone ritengono che sia stata scattata nel periodo di internamento diciamo, dei, degli ebrei. In realtà è stata scattata nel momento ultimo: diciamo, i pochi sopravvissuti che non sono stati uccisi nel momento finale appunto, dei campi di concentramento della guerra sono sopravvissuti e sono giunti in questo modo, ma questa non era la loro vita quotidiana. È diciamo, proprio nel momento finale. Per questo, io ritengo che sia molto importante diciamo, contestualizzare, studiare, leggere i libri perché sono fonti che ci permettono di capire davvero a fondo come sono andate le cose, cosa è successo e quali sono state le vere emozioni provate dalle persone e non solamente quelle che magari ci trasmettono le immagini che prima a prima chito possono dare altre situazioni, diciamo, altre emozioni. Come hai cambiato il tuo punto di vista? Sulla Shoah, su quello che è successo da quando partecipi al seminario. Cioè, magari prima anche tu avevi delle idee un po' più vaghe, confuse, come abbiamo poi tutti noi, insomma, perché è necessario poi studiare per conoscere le cose. Ecco, per te come è, com è stato questo, questo scatto? A me per me il seminario è stato molto istruttivo, perché diciamo che avevo letto alcuni libri inerenti appunto alla Shoah o i campi di concentramento, come possono essere ad esempio. Se questo è un uomo, libri su cui abbiamo avuto anche la possibilità di riflettere all'interno del seminario oppure a scuola, in ogni caso, perché questo argomento, soprattutto negli ultimi anni, tra i giovani, cosa che magari non si pensa, però è molto trattato anche nelle giornate della memoria e del ricordo di questa cosa, magari come quando avvengono eventi come quelli che è successo nei giorni scorsi. Del carrozziero, cose del genere, non si dà secondo me il giusto peso a quello che avviene anche de all'interno delle scuole, magari. Tutta Avete dibattuto anche un po' in classe? Avete sì, parlato di, que di almeno questo? Almeno nella mia scuola sì. E, e come quali posizioni sono venute fuori? S mm. Cioè, solo condanna o qualcuno invece comunque giustificava un po'? Ma giustificare secondo me non è la parola. cioè, non lo ritengo giusto. cioè, non è da giustificare un gesto del genere, però, nel senso, non è, non penso sia. Lui è l'unico esempio di questa disinformazione in un certo senso perché l'unico modo per combattere la disinformazione è informare nel modo più adatto e magari lui appunto cioè non è per giustificare ma dicendo ho fatto solamente la terza media magari non ha mai avuto l'occasione di approfondire diciamo, questi argomenti, cosa che a noi è data attraverso la scuola, le lezioni perché attraverso i seminari che si possono compiere come quello della, del, della signora Laura e in ogni caso, ad esempio, io attraverso questo seminario sono venuta a conoscenza di cose che non, non sapevo, ho imparato a distinguere bene il campo di concentramento dal campo di sterminio, cosa che magari nel breve tempo delle lezioni scolastiche non si riesce a fare a pieno, però in ogni caso io penso che l'importante sia informare, io vedo che i giovani nonostante magari si pensi abbiano una cultura superficiale e queste informazioni vengono a contatto con queste informazioni e io sono speranzosa su quello che può essere in futuro, data l'informazione che i giovani hanno a loro portata immediata, perché chiunque deve sì filtrare le informazioni che, con cui viene a contatto, ma ha davvero tante informazioni con cui venire a contatto e persone che gliele possono spiegare. Certo, speriamo tutti nei, nei giovani perché la, la generazione attuale invece lascia un po' a desiderare e, Francesca e, io chiedo a te se ci racconti le tue foto ti chiedo anche un po' se, se ci racconti cosa, cosa fa il tuo istituto di cosa, di cosa ti occupi certo allora l'istituto abbiamo sentito prima un nome <ride> piuttosto lungo e in realtà è l'istituto per la storia della resistenza dell'Italia contemporanea della provincia di Rimini e nasce nel 71 proprio per lo studio delle, della resistenza e in realtà poi allarga lo studio all alla storia dell'Italia contemporanea e da anni è in prima fila eh, accanto al comune proprio per l'educazione perché ne abbiamo parlato fino a tarda sera in questi giorni sì. proprio per, per eh, la, la questione insomma, che ci ha colpito così da vicino eh, di questo cartello esposto in luogo pubblico e con una imbarazzante giustificazione del non sapevo. Per cui, noi che da anni lavoriamo su questi argomenti, abbiamo dovuto rimetterci in gioco e, e ragionarne insieme. E, mh, proprio per questo eh, ho pensato che potesse avere un senso scegliere delle fotografie eh, guardando la stampa, la stampa in particolare di questi, di questi giorni, visto che siamo vicini al giorno della memoria e siamo anche in un anno di anniversario, per cui sono gli 80 anni delle leggi anti ebraiche in Italia, per cui sulla stampa in tv se ne parla magari anche più di altre, di altre occasioni, per cui eh, ho scelto due fotografie che sono proprio tratte dalla stampa di questi giorni. In particolare eh, la prima foto che voglio analizzare è tratta proprio dalla, dalla stampa di Torino, quindi il Giornale Nazionale, e mh, per farlo vorrei riprendere alcune delle parole che hanno usato sia Laura che Valentina, perché è l'importanza della contestualizzazione delle immagini. L'immagine di per sé non è né positiva né negativa, è, è, è un'immagine in grado di raccontarci tanto, ma è poi la didascalia che la accompagna, soprattutto su un giornale, che fa la differenza. Perché questa fotografia è, è comparsa appunto sulla stampa di Torino all'interno di, di un articolo che parlava delle leggi razziali in Italia e la didascalia recitava esattamente Razzia del Ghetto di Roma 16 ottobre 1943. Allora, per chi eh, non studia in profondità eh, questo argomento, ci può essere, si può fraintendere il fatto che la, la didascalia corrisponda alla fotografia. In realtà se un giornale la mette, la metta comunque online. Sì, con, tra l'altro con non, di causa. non, appunto, non eh, online, ma un giornale mm. a stampa e un giornale nazionale di una certa importanza, tra l'altro particolarmente sensibile a, certi, a certe tematiche, per cui ci si aspetta ormai una maturità e una conoscenza anche da parte della stampa di un, di una, di un certo livello. Ma se noi guardiamo questa, questa fotografia ci sono degli indizi molto chiari che ci fanno capire che questo non può essere il ghetto di Roma, non può essere una foto scattata in Italia, è sicuramente un ghetto nazista, ma la stella, la stella che compare sugli abiti di queste persone ci fa capire che non è Italia, perché gli ebrei italiani, anche se non è così, purtroppo così diffuso, anzi è una credenza piuttosto diffusa il contrario, non hanno mai avuto l'obbligo di, di indossare la stella come eh, identificativo, diciamo quindi già solo quello ci fa capire che non può essere il ghetto di Roma però io lettore nel momento in cui la didascaria mi dice appunto, razzia del ghetto di Roma il sabato nero eccetera non posso che fare un'associazione di idee che mi è stata portata certo. in bocca, non è inevitabile per cui eh, ribadisco l'importanza insomma di una contestualizzazione della foto non si può usare un, um, un documento così potente com'è la fotografia in una maniera così superficiale. E... peraltro non ci sono foto della razzia del esatto ci sono, disegni, ci sono dei disegni sì. ma non ci sono foto ecco quindi mancano documenti fotografici sì. so. su molti eventi centrali della storia della Shoah non abbiamo fotografie non ci sono pervenute fotografie però come dice giustamente Francesca avrebbero potuto usare i bellissimi disegni di Aldo Gai che li esatto. fa quasi in seduta diretta perché riesce a sfuggire alla retata e sono dei documenti altrettanto coevi il problema è perché l'ho provato che se tu inserisci Vietto nazista su Google, questa è la prima e la, la terza che esce. <ride> Quindi è stata proprio la superficialità di chi ha seguito questo articolo, chi ha fatto l'abbinamento eh, con le fotografie, nel senso che la ricerca è stata proprio limitata e superficiale alle ha prime foto. Ha preso immagini. i primi risultati. Esatto, come spesso, cioè come spesso accade. Purtroppo succede. Eh, tra l'altro, se anche, su, anche online, se invece uno avesse indagato un po' di più, Siccome questa, questa, questa foto, che è l'espulsione degli ebrei da una città polacca, in realtà è stata entrata a far parte di una mostra, per cui andando a guardare sì. semplicemente sotto la prima patina, diciamo, si poteva trovare anche una didascalia certo. corretta. Il discorso è analogo per la seconda foto che, che ho scelto, sempre questa tratta da un giornale minore, però è una foto che parla di camere a gas. Siccome eh, la camera gas è uno degli strumenti che il nazismo ha utilizzato per lo sterminio degli ebrei d'Europa, spesso si, eh, si trovano fotografie di questo genere. Questa non è una camera gas di Birkenau, anche se la didascalia, appunto, riportava camera gas di Auschwitz. Tra l'altro, eh, questa lascia eh, intuire uno dei. Luoghi dei luoghi comuni più difficili a morire cioè il fatto che il gas uscisse dalle docce mm. in realtà in particolare a Birkenau cui teoricamente questa foto si dovrebbe riferire anche se abbiamo, sappiamo che non è così il, il gas utilizzato è lo Zyklon B è, uno, è un gas tra l'altro non in forma, ehm, in forma solida quindi che sprigiona un gas velenifico nel momento in cui viene a contatto col calore e dei corpi ammassati e che veniva introdotto attraverso delle colonne cave quindi non, non con docce. le docce con le immagini esatto. a cui siamo abituati però appunto proprio a ribadire uno dei luoghi comuni questa immagine è molto diffusa ed è legata a un avvenimento storico che in realtà non, non combacia diciamo. faccio un po' l'avvocato del diavolo come no? Ehm, cosa cambia a noi lettori vedere una foto diciamo non proprio corretta ma che comunque ci fa capire un po' l'entità di quello che accade al posto della foto esatta. Al lettore diciamo comune vogliamo dire così probabilmente non cambia niente, forse è più importante la suggestione e per quello che possiamo fare eh, educazione anche con la letteratura e addirittura con dei falsi storici che eh, ci sono dei, delle testimonianze risultate poi eh, False in realtà, che però ci aiutano a capire più di un testimone che magari sta dicendo la verità ma non riesce a comunicarcelo nel modo giusto. Però noi non possiamo eh, lasciare adito a chi guarda quelle foto col dito puntato ed è pronto a dire eh, tutta la Shoah è un falso, i testimoni sono dei bugiardi e si sono inventati tutto. Perché soprattutto Internet è pieno sì, di, sì, di, complottisti di complottisti vari: complottisti, di negazionisti, di revisionisti, quindi. quindi diciamo, più per noi siamo meglio. Il época. rigore deve venire da, per questa motivazione. Perché mh, penso che lo sforzo che in questi anni è stato fatto dall'istituto, dal comune, sia quello di mantenere il rigore storico, però avere anche l'empatia e la capacità di comunicare per arrivare a tutti. Quindi, e, e camminiamo in questo, in questo senso direi. Ilaria, tu sei docente, sei professoressa. Quindi, io oltre ovviamente a chiederti di presentare, di parlarci de, delle tue foto, vorrei anche chiederti eh, com'è spiegare la Show ai ragazzi, come, come si fa, quali sono le difficoltà, quali sono i rischi. Ti rispondo, se possibile, con una considerazione e poi arrivo alle immagini. Nella scuola di oggi, la scuola di oggi è la scuola definita la scuola delle competenze, in cui l'obiettivo che si chiede agli insegnanti è quello di formare dei ragazzi che siano in qualche modo capaci di usare i loro saperi per riflettere sulle situazioni che gli capitano tutti i giorni nella vita reale, quindi mh, cercare di capire che cosa sta succedendo, riflettere sul proprio operato. <coughs> Queste competenze che nel mondo della scuola e nel linguaggio scolastico vengono chiamate competenze chiave per l'apprendimento permanente si intrecciano con delle altre eh, diciamo, competenze che sono delle competenze di cittadinanza. Tra le quali rientra, ehm, rientrano quelle relative all'acquisizione, alla capacità di eh, valutare in maniera critica e corretta le informazioni che vengono eh, sottoposte, quindi per valutare che un'informazione sia attendibile. Questo vale anche per, visto che parliamo di immagini, per le fonti iconografiche. Io che sono un'insegnante di storia, ehm, mi trovo spesso quindi eh, a ragionare con i ragazzi anche sulle immagini e naturalmente lo faccio a partire dai manuali scolastici che per noi sono la, la base da quale sì. partiamo per, per fare le nostre lezioni. Quello che però accade è che sfogliando i manuali la sensazione che si ha subito è che la fotografia venga eh, utilizzata come un accessorio. Devo riempire una pagina, posso dirlo brutalmente, non so che cosa mettere, metto una fotografia. ora ehm, a partire dal Novecento la fotografia è eh, diventata un mezzo di comunicazione di massa, soprattutto nei primi anni del Novecento, negli anni 20, negli anni 30, viene utilizzata nelle riviste, viene utilizzata dai regimi per fare eh, propaganda. Eh, eppure, nonostante l'indubbio quindi valore che la fotografia nel Novecento assume, ancora oggi per lo storico eh, pone dei problemi nell'analisi della fotografia. E questo, questo essere problematico della fotografia noi lo troviamo nei manuali scolastici. Perché? Perché eh, di fronte a una fotografia l'operazione che uno storico dovrebbe fare è uguale a quella di una fonte scritta, quindi ci si dovrebbe chiedere da dove proviene quella fonte, chi l'ha eh, prodotta, perché è stata prodotta, qual è il contesto, qual è la data. Bene, se noi andiamo a guardare i manuali, spesso e volentieri queste informazioni mancano, quindi quella capacità critica che si chiede ai ragazzi di acquisire non viene incentivata all'interno all del manuale. Ehm, certo, la fotografia è una questione complessa perché occorrerebbe poi sapere anche, eh, una proprio, conoscere le tecniche che stanno dietro alla fotografia, però eh, quelle domande fondamentali vengono meno. Se noi guardiamo, ad esempio, una fotografia, la prima che io ho proposto, è la fotografia che ha proposto anche... Valentina, questa è una fotografia che ricorre spessissimo, una forse delle fotografie che ricorre sì, di più nei manuali. Io ne ho guardate una decina e questa fotografia compare circa in otto manuali, okay, quindi, 10. quindi siamo a una percentuale abbastanza alta. Um, due didascalie da confrontare. C'è una didascalia di un volume di cui ovviamente non faccio il nome che scrive. Un bimbo del ghetto di Varsavia terrorizzato, con le mani alzate, mentre sua madre lo guarda impotente e con la mano sembra raccomandargli di stare bravo, di non fuggire, di non ribellarsi. Dietro di lui un nazista al mitro spianato. Bene, questa foto questa didascalia è inserita all'interno di un box di approfondimento che i libri hanno spesso, il cui titolo è Voci e immagini dell'Olocausto. Al di là del termine Olocausto, su cui non, non, non è forse il caso di discutere adesso, però Olocausto e Shoah vengono spesso usati come, come sinonimi, questa didascalia non riporta la data, quindi noi non sappiamo eh, quando eh, sia stata scattata o meno, eh, non riporta l'autore della fotografia, anche se non si conosce il nome. Sarebbe bastato, non so, indicare se è stata fatta da un tedesco, se è stata fatta da qualcuno che è riuscito a fuggire e è riuscito a tenere una macchina fotografica, ma tutte queste informazioni che mancano sono importanti perché eh, a mio avviso non si deve incorrere nell'errore di pensare che quella fotografia sia un documento veritiero di per sé, nel senso la fotografia va interrogata come tutte le fonti, come tutte le fonti risponde ed è significativa solo se io le faccio delle domande. E quelle domande mancano, non solo, ma nei libri è raro trovare eh, mm, esercizi sulle competenze, ritorno al termine che ho usato prima, relative alle immagini, cioè ci sono i brani, si chiede ai ragazzi di riflettere sulle competenze di un testo, di capirlo, di comprenderlo, ma non sulle immagini. Eh, tra l'altro questa fotografia ha una storia molto complicata perché è diventata uno dei simboli, ma è stata variamente usata addirittura sia per simboleggiare l'orrore della Shoah: per simboleggiare l'infanzia negata, ma è, usata, è stata usata anche dai negazionisti. Uh, quindi ha una... Sul, sul, visto così, che, che hai accennato, sulla base di cosa è stata usata dai negazionisti? C'è stata una, una polemica che riguardava il fatto che eh, una donna ha riconosciuto il bambino all'interno della, della fotografia, ha fatto nome e cognome del bambino, pochi mesi dopo un'altra persona si è fatta avanti dicendo no, quel bambino sono io. Sono io. E allora c'è cioè chi ha usato questa eh, nuova testimonianza, che poi si è rivelata infondata, per dire: Vedete, non è successo niente a quegli ebrei, anzi, eh, vivono, no? vivono bene, sono ancora vivi. Quindi okay. bisogna fare attenzione anche a come quell'immagine, anche perché li, le fonti cioè, iconografiche… Anche perché una foto da sé. Ci dice poco, cioè ci, ci dice, dice tutto il contrario po di tutto. E torniamo al discorso. Se non dicevamo, viene interrogata, non le vengono poste le giuste domande, ci dice poco. Non solo, ma la, se, a mio avviso la foto ha anche le immagini, hanno anche una problematica in più: può essere riproducibile all'infinito, e questo permette di decontestualizzarla, di portarla in diversi contesti che se non sono analizzati eh, diciamo, eh, creano pericolosità. La stessa cosa vale per l'altra immagine, ad esempio, che io ho prodotto. Anche qui la cosa è curiosa, questa immagine è inserita all'interno di un testo, anche qui di un box di approfondimento, e l'ho trovata in due libri, dei dieci che ho analizzato. Eh, con due diverse didascalie che più o meno hanno la stessa cosa la prima dice internati a Buchenwald al momento della liberazione non mette ovviamente la data anche qui mancano i dati di chi l'ha scattata non ci dice nulla sulla fotografia diciamo che però in questo caso specifica il momento della liberazione una data può essere, può essere più o meno esatto può essere ci intuibile può la sappiamo infatti la seconda didascalia giunge 1945 però la cosa curiosa è che in un caso questa immagine viene inserita a corredo di un testo che parla di Primo Levi eh, è un, uh, un testo tratto dai sommersi salvati eh, e paradossalmente non viene inserita una foto di Levi, non c'è un'immagine di Levi, non c'è un'immagine, mi verrebbe da dire, eh, poteva essere riferita al campo in cui Levi è sì. stata o comunque vengono, viene messa questa immagine, quindi anche in maniera decontestualizzata perché Levi eh, non ha nulla a che vedere insomma, con questa no. immagine se non per una questione evocativa. E quindi questo è un altro, eh, un altro problema. Stessa cosa vale per la terza immagine. Eh, la terza immagine è un'immagine che si ritrova anche questa in maniera frequente eh, sui, libri, sui libri di testo. In questo caso l'immagine, eh, la didascalia recita gruppo di ebrei e altri detenuti appena arrivati ad Auschwitz vengono divisi tra uomini e donne prima di passare la selezione che ne avrebbe segnato il destino. Anche questa immagine è inserita in un box di approfondimento, si parla di Auschwitz-Birkenau, viene fornita una spiegazione <coughs> del funzionamento del campo, viene fornita una piantina, però ad esempio eh, la didascalia, sia la didascalia sia il testo non spiegano la differenza tra il campo di concentramento e il campo di sterminio, fanno di Auschwitz un unico complesso, non ci dice dove è stata scattata questa, noi sappiamo che la selezione avveniva insomma, in un preciso punto. Eh, e eh, non dà informazioni sulla data, non ci sono spiegazioni che riguardano le persone che compaiono, quindi chi sono i, insomma, i tedeschi che noi vediamo raffigurati. E ancora una volta non, gli esercizi che accompagnano il test sono solo riferiti al, diciamo, al test interno in cui viene spiegato Auschwitz e rispetto all'immagine non c'è nulla che possa guidare i ragazzi in un'analisi iconografica. Chiedo una cosa a te, ma è una domanda per, per tutte, usando proprio un, un termine, una parola che hai che usato tu poco fa. Per, per queste immagini è più importante, diciamo per chi le usa, libri, manuali, giornali, quindi le, il potere evocativo, la suggestione che l'utilizzo come documento. Cioè è importante che la foto, almeno se ho capito bene la logica con cui vengono usate, richiami... Generalmente, quello che succede, un po' questo sentimento di, di, eh, anche di dolore, di, più che documentare veramente ciò di cui si sta parlando. Non c'è spesso coerenza tra il testo e le immagini, questo sì. sì, quindi questo è un dato di fatto. Sono poche le immagini che si possono dire coerenti con il testo che si sta leggendo. Quindi, si fa secondo me più. Uh, forza sul potere evocativo, sul potere di suggestione. C'è una tendenza che ho notato negli ultimi anni dei libri di testo, ad esempio, quella di eliminare foto come quelle che ha fatto vedere Laura, quindi di masse di cadaveri. Ecco, queste sono meno presenti, forse mm. perché. sono uh, un mh, po' troppo forti forse. Non solo, ma uh, suscitano anche, secondo me, lo vedo negli studenti, una curiosità quasi morbosa. Mm. che ehm, Fa perdere poi di vista tutto quello che è il contorno. Sì, dall'altra allontanano anche perché spaventano. Insomma, se noi dobbiamo pensare a 6 milioni di vittime, il primo, il primo istinto è quello di allontanarsi. Invece, il nostro scopo penso sia anche quello di ridare volto e nome alle persone, in modo che una, anche chi studia, chi si avvicina, sia portato a conoscere le storie che ci sono dietro alle cifre. Io però volevo tornare un attimo, se mi permetti Stefano, certo. alla prima immagine di Ilaria che è stata scelta anche da Valentina, quella del bambino con le mani alzate nel ghetto di Varsavia se la regia ce la può mostrare un attimo perché c'è qualcosa che non abbiamo ancora detto su questa immagine eh, che secondo me mh, ci interroga molto anche sull'uso sull distorto che viene fatto eh, di alcune fotografie. Tu giustamente hai chiesto ma come mai allora certe immagini sempre quelle? Allora intanto questa immagine molto spesso viene mostrata tagliata, centrata solo sul bambino che alza le mani e non so se qualcuno della mia età si ricorda che una ventina d'anni fa la Presidenza della Repubblica scelse questa fotografia come una delle fotografie simbolo eh, del giorno della memoria che ancora non c'era sotto forma di legge ma di cui ovviamente già si parlava. Cioè il significato che si dà a questa fotografia non è il significato originale della foto. Cioè, noi la leggiamo come il simbolo della Shoah perché queste persone vengono mandate a morire, peraltro a Treblinka. Ma ci dimentichiamo che questa fotografia è stata scattata dai nazisti per un album fotografico che doveva arrivare a Himmler, l'album del generale Stroop, che era colui che fu chiamato per stroncare l'eroica rivolta del ghetto di Varsavia. E queste persone che sono superstiti, che vengono tirate fuori dalle fogne dove si erano nascoste, quindi sono gli ultimi combattenti, persino il bambino, sono in una fotografia posata, perché gli ebrei non vengono mai arrestati con le mani, con le mani alzate. Perché il bambino ha le mani alzate? Perché in questo momento c'è una rappresentazione. Della diciamo, vittoria del Carnefice, che peraltro non è affatto minaccioso in questa fotografia. Quindi diventa un'immagine di propaganda. Non facciamoci confondere da quello che sappiamo, da quello che vogliamo. Mm. Cioè non, non prestiamo alla fotografia quello che noi vogliamo vedere. Non mi sembra per niente minaccioso, per esempio, il soldato che mm. ha. È perché mm. noi mm. conosciamo Come il potere, puntando. esatto. Sì, sì, non questa, non la però. didascalia originale di questa fotografia che fa parte di quasi 60 fotografie raccolte nell'album. La, la didascalia originale è. Pericolosi criminali stanati dal ghetto di Varsavia. Quindi, dal punto di vista del fotografo, che è un fotografo nazista, questo è un atto di vittoria. Cioè, il significato originale di questa fotografia è abbiamo vinto noi e i pericolosi criminali sono questo bambino. Peraltro, la donna non è sua madre, quindi anche lì prestiamo noi. La conseguenza di tutta la storia che conosciamo è di vedere qui un'immagine della Shoah, ma loro sono gli eroi, sono quelli che hanno resistito fino alla fine. E hanno preferito reagire perché sapevano che sarebbero morti, no? Come sì. potevano reagire nel ghetto di Varsavia, gli altri sono arrivati con i lanciafiamme, i carri armati, c'era una sproporzione di forze. Sì, era quindi in partenza, è un peccato che venga perso resistito. questo carattere eroico della resistenza ebraica del ghetto di Varsavia. E quindi andrebbe Ci studiata sono... meglio questa fotografia. C'è solo un libro che io ho analizzato eh. da quelli che ho analizzato che riporta ah, la ecco, storia non... per intero di questa Meno fotografia male che ce Mette una didascalia, riporta come didascalia originaria una didascalia che è diversa da quella che hai detto tu: dice estratti a forza del bunker, e divide l'analisi di questa fotografia in due parti. Nella prima parte, mentre nella seconda racconta la vicenda, poi eh, che ha avuto questa fotografia, quindi le traversie di quello di cui insomma, parlavamo prima. Nella prima parte racconta proprio questa storia, fa il nome quindi del generale tedesco eh, to, a cui hanno ordinato di reprimere la rivolta che c'era stata all'interno del ghetto e eh, raccomanda alla fine di questa, diciamo, di, di questa didascalia gli studenti, quindi si rivolge proprio diciamo così, al, allo studente che legge. Sottolineando che eh, quella didascalia che riporta estratti a forza dei bunker, questa sì. è la didascalia che riporta lì dice attenzione, perché sono parole roboanti, ingannevoli, sì, finalizzate sì. proprio no, a esaltare il valore di quei militari che devono dimostrare eh, che hanno compiuto il loro lavoro, che hanno svolto bene quello che gli è stato ordinato. E, eh, e quindi in questo senso è stato l'unico, uno, uno solo dei libri in cui questa foto è riportata che ha, ehm... però ne, quasi nessun ragazzo sa che è una, questa è una foto trofeo una foto messa in un album esatto. di, di, di colui che fa carriera perché Stroop ottiene una nomina ai gradi superiori grazie a quello che compie nel ghetto di Varsavia quindi tutti gli ebrei superstiti vengono mandati nelle camere ragazzi di Treblinka ma eh, è anche interessante raccontare ai ragazzi poi il seguito di questa storia cioè dopo la guerra viene ritrovato quest'album e grazie a questo album Stroop viene condannato a morte, cioè diventa una prova diventa contro per di lui. lui. un boomerang diciamo. Esatto, così. la fototrofeo, la prova, quindi la prova proprio giudiziaria contro di lui. E oggi è fotosimbolo perché invece racconta la sofferenza del. del quindi ci sono tante storie su una fotografia da raccontare. Cosa ci dice questo scarto tra quello che le foto realmente sono e l'idea che noi ci siamo fatte in questi anni? scegliamo le, la strada più semplice sempre, scegliamo le semplificazioni e non abbiamo tanta voglia di, di approfondire, non perché non ci siano gli strumenti, oggi ce ne sono anche troppi di strumenti, casomai come dicevano le mie colleghe bisogna fare attenzione perché c'è molta confusione, noi, noi stesse quando facciamo delle ricerche nei primi siti troviamo molto spesso dei siti negazionisti da cui bisogna stare ovviamente alla larga. Però è abbastanza sconcertante che, appunto, come citava anche Francesca, situazioni dove sia possibile in realtà risalire alla fonte non si faccia neanche lo sforzo di, di, di dirci qualcosa di più di quella fotografia. Ma eh, guarda, il problema è molto più generalizzato perché io l'ho chiesto anche a molti colleghi eh, storici che scrivono i libri: com'è possibile che uno storico che scrive un libro si preoccupa tantissimo di verificare il suo testo? E non si preoccupa di verificare le fotografie che l'editore sceglie e gli incolla col suo testo. Cioè, è qualcosa di, eh, sì. di, di, di paradossale. No? Cioè, quell'accuratezza che uno mette nelle proprie parole scritte. Dovrebbero valere anche per la foto che mi associ. C'è un po' la presunzione che il documento scritto abbia più, più importanza, più prestigio del documento fotografico. Sicuramente, anche se, come diceva Valentina, giustamente la nostra conoscenza, non solo quella dei giovani, di tutti passa attraverso le immagini. Se io ho visto qualcosa, innanzitutto è vero, cioè se l'ho visto è vero. E poi la mia conoscenza è su ciò che ho visto. Ed è anche il problema di quando noi oggi portiamo, io Francesca e i miei colleghi, quando portiamo gli studenti ad Auschwitz o nei campi di concentramento Mauthausen eh, o Dachau, quelli che sono, cioè i ragazzi hanno, ma anche gli adulti, già nella testa delle immagini e poi sono delusi da quello che vedono perché il campo oggi che non si è aspettano altro. perché si aspettano che sia come nelle fotografie che vedono e quindi tu hai voglia di spiegargli che eh, la storia è cambiata, la memoria gli anni, eh, l'uso del, politico della storia la demolizione del luogo, il fatto che il luogo è abitato, oggi intorno ci sono delle case e, cioè c'è uno scarto quindi perché tu non vedi più non riconosci quello che hai già visto in un film, in una, appunto in un giornale in qualunque altro strumento e vuoi vedere quello, sì, e, in sì, una e in una io in quella fotografia che, su cui ci siamo tanto soffermate tutte, voglio vedere il bambino che ha paura di morire, ma questa sì è vero, ma non è la cosa principale da dire di quella foto. Noi siamo molto in ritardo, come sempre, con i nostri tempi, però voglio fare un ultimo paio di domande. Francesca, sì. tu hai accennato ai giornali. Sì. Ecco, in questo momento in cui c'è anche un po' un ritorno di sentimenti legati alla destra, sia al negazionismo, ma anche proprio al fascismo, qual è l'utilizzo che i giornali fanno della memoria, della Shoah, delle immagini? Cioè, voi analizzate, magari anche un po' avete... Ehm, Sott'occhio alla situazione allora, quello che sta accadendo. Noi personalmente mm. lo facciamo, ma non perché eh, ci sia un, un indirizzo, diciamo, degli istituti, ci sono degli appositi osservatori che svolgono questo ruolo, ad esempio, quello del CEDEC, sì. è un osservatore del centro di documentazione contemporanea, ebraica contemporanea di Milano, ha proprio un osservatorio permanente che analizza. E siti web, e stampa, mh, trasmissioni televisive, radiofoniche e monitora proprio eh, l'approccio che, ha, che hanno questi organi di informazione eh, tenendo appunto monitorato tutto ciò che è in particolare antisemitismo e, e allargando un po' il discorso il razzismo in generale. Però c'è una preoccupante escalation, indubbiamente, anche perché e si tende a mh, liquidare certi comportamenti, come quello che abbiamo visto recentemente mh, nella nostra città, come ragazzata, come cosa di poco conto. Quindi, a forza di sottovalutare, abbiamo alzato l'asticella mm. e non ci indigniamo più davanti a niente. Per cui, mm. e Diventano non... tutte opinioni legittime? Sì, sì. Mm. E col fatto che c'è la libertà di opinione, non... si, la... si tende a lasciare correre. E questo ha delle conseguenze poi importanti, però, per cui bisogna sempre vigilare, anche perché poi tutto i diritti, la libertà, niente è dato una volta per sempre, quindi bisogna continuare a difenderla, a se non esatto. a riconquistarla. Esatto. Valentina, a proposito di difendere la libertà, eh, tu cosa risponderesti a. Compagni di classe, coetanei, che utilizzano slogan o immagini legate alla Shoah, al nazismo, con leggerezza, come se fosse una battuta, uno scherzo, qualcosa del genere. Io inizierei dicendo che questa è una cosa molto comune, perché ad esempio prendendo un episodio che è recente, nel quale è stata utilizzata un'immagine di Anna Frank con una maglietta da calcio, fa vedere che in ogni caso non tutti hanno compreso a fondo quello che è stato. A me. Viene da rispondere che in ogni caso non è così tanto lontano da noi perché è successo meno di cento anni fa tutto quello che è successo e in ogni caso i riscontri, niente ci dice che ciò non possa ricapitare perché, come vediamo nell'attualità, anche quello che sta succedendo nel Nord Africa, in ogni caso sono cose molto attuali e secondo me è sbagliato prenderle con leggerezza perché è proprio questa leggerezza magari e questo dire sì, vabbè sono giovani o fanno questo chissà perché e può portare a risvolti negativi perché anche una minima, bat una minima battuta mi viene da dire no, cioè, sono cose da risparmiare perché magari fatte da una persona con una coscienza possono essere una ragazzata, però sentite dall'orecchio sbagliato possono portare alla nascita secondo me di idee negative che poi possono andare a influenzare altre persone. Grazie mille. Io allora ringrazio davvero tutti, tutti i nostri ospiti. Prima di salutarvi, voglio però ricordarvi, anzi annunciarvi, dirvi che proprio da sabato 27 gennaio alle, alle 20.35 cominceremo una, una serie di approfondimenti, 10 puntate, realizzate proprio da Laura, che, che ringrazio, e che trasmetteremo su Icaro TV sulla, sul nazismo e la Shoah. Quindi. Così come abbiamo fatto oggi con, con i nostri ospiti, Laura cercherà, anzi no, cercherà, racconterà come sono state come sono andati i fatti, ci mostrerà foto, ci parlerà dell'origine, delle, delle cose che noi siamo convinti di sapere ma spesso non conosciamo, non conosciamo esattamente. Quindi io vi invito sabato 27 alle 20.35 a guardare la prima puntata e poi tutti i sabati successivi fino all'esaurimento delle 10 puntate. Ricorderemo ovviamente anche tutti, tutti questi appuntamenti sul, sul nostro sito. A proposito di appuntamenti, sempre questo fine settimana, sabato 27 gennaio alle ore 17 alla sala del giudizio del Museo della Città, la conferenza Ripensare la, la Liberazione con Dan Stone dell'Università di Londra, introduzione sempre a cura di, di Laura. E un'altra serie di appuntamenti sabato 27 alle 21, domenica 28 alle 16.30 alla Cineteca Comunale Otto Frank e Padre Diana al film. E un'altra serie di appuntamenti al, um, al Teatro Ermete Novelli domenica 28 lunedì 29 martedì 30 gennaio a eh, Copenaghen con eh, Umberto Orsini e Massimo Popolizio. Ripeto che poi tutti questi appuntamenti, anche con approfondimenti su che cosa, di che cosa si parla, come, come si svolgono, li potrete trovare sul nostro sito riminisocial.it. Allo stesso modo potrete trovare nei prossimi giorni la puntata che è andata in onda questa sera, per cui io ringrazio un'ultima volta i nostri ospiti. Tutta la redazione di eh, News Rimini e Rimini Social, le associazioni di cui, che partecipano al progetto, in particolare Emiliano Violante e Silvia Sanchini. Ringrazio voi che ci avete seguito. Buonasera.